Il film si apre nel 2003, dove vediamo una donna di nome Sonia e sua figlia Claire che arrivano alla loro villa. Claire vuole vedere suo padre Henry, ma sua madre glielo nega, citando il suo fitto programma. Si scopre che Henry lavora per Minos, un'azienda che progetta escape room. Intrappolano le persone in queste stanze per organizzare giochi di sopravvivenza, mentre i ricchi scommettono sui vincitori. Più tardi, Sonia entra nell'ufficio di suo marito ed esprime il suo desiderio di porre fine alla loro relazione. Ciò rivela che non sono in buoni rapporti. Henry, che è già frustrato dal suo lavoro, le chiede di prendere una boccata d'aria e di riparlarne tra un'ora. Di conseguenza, la donna fa una nuotata veloce e poi si dirige nella loro sauna. Mentre si rilassa, la porta improvvisamente si chiude e la temperatura inizia ad aumentare con il passare dei secondi, spaventandola. Qualche istante dopo, sulla porta vaporizzata compaiono alcuni enigmi, che le fanno capire che suo marito sta giocando con lei in un gioco mortale. Anche se piena di panico, Sonia cerca freneticamente di trovare la via d'uscita dalla stanza. Alla fine risolve l'enigma e trova un magnete nascosto all'interno di una delle rocce laviche. Lo usa poi per far scivolare le sbarre metalliche che chiudono la porta. Sonia riesce a farne uscire due, ma i suoi polmoni cedono mentre procede con l'ultima, finendo per morire all'interno della sauna. La scena si sposta ai giorni nostri e ci vengono presentati Zoe, Davis e Ben Miller, che sono degli ex sopravvissuti a delle escape room orchestrate dalla Minos Corporation. Ora, hanno in programma di volare a New York per smascherare questa oscura organizzazione. Dall'altra parte vediamo Claire, che ora è cresciuta e lavora per Minos. Tuttavia, questo sembra essere contro la sua volontà, perché è rinchiusa in una stanza di vetro ed è costretta a creare delle escape room per suo padre. Sembra che Henry stia progettando di uccidere i sopravvissuti. Claire discute contro suo padre, dicendo che capisce Zoe perché entrambi sanno cosa vuol dire perdere la propria madre. Nonostante questo, il papà rimane risoluto nella sua decisione. Altrove, mentre Ben e Zoe si preparano a salire su un volo, quest'ultima sperimenta un disturbo da stress post-traumatico a causa della morte di sua madre in un incidente aereo qualche anno fa. Questo la mette così a disagio che lei si rifiuta di salire sul volo all'ultimo momento. Successivamente, noleggiano un'auto e scelgono di andare lì guidando. Dopo ore di guida, i due si fermano in un albergo per trascorrere lì la notte. A mezzanotte Ben ha un incubo in cui sente tremare la stanza mentre il soffitto inizia lentamente a scendere. Quando la situazione si fa intensa, improvvisamente inizia a sudare freddo. I due continuano poi il loro viaggio e alla fine raggiungono la presunta struttura di Minos all'interno di un vicolo. Sebbene non ci siano segni del quartier generale, Zoe esorta Ben a guardarsi intorno. Durante questo vengono avvicinati da un delinquente locale, che scappa dopo aver rubato la collana di Zoe, un oggetto con valore sentimentale datole da sua madre. Inseguono quindi il delinquente per le strade e in una stazione della metropolitana, finendo in un vagone. Tuttavia, il delinquente scappa, lasciandoli bloccati all'interno. Con ogni speranza apparentemente persa, i due progettano di scendere alla stazione successiva per tornare all'edificio. Poco dopo, Ben e Zoe percepiscono qualcosa di strano nel vagone del treno, soprattutto degli strani rumori. Di conseguenza, controllano la postazione del capotreno e non trovano nessuno all'interno. Poco dopo il loro vagone si stacca dal resto e viene reindirizzato a una stazione remota, senza alcun pulsante per fermarlo. Oltre a Zoe e Ben ci sono altri quattro passeggeri, Rachel, Brianna, Nathan e Tio, che sono anche loro ex sopravvissuti delle escape room. Il treno si ferma in un vicolo cieco, lanciandoli in giro per il vagone. Mentre si riuniscono, il treno diventa elettrificato, il che fa capire loro che sono di nuovo dentro al gioco mortale di Minos. Tio vuole tornare a casa per il compleanno di sua moglie, quindi preme un pulsante del treno nella speranza di chiedere assistenza. Sfortunatamente, riceve solo un messaggio preregistrato. Rendendosi conto che devono giocare per sopravvivere, il gruppo si divide per trovare indizi. Nathan scopre una borsa nascosta contenente un asciugamano e una maniglia di metallo, mentre Brianna trova una botola chiusa a chiave. Subito dopo, scoprono che devono raccogliere gettoni alfabetici da mettere in un contatore per scappare. Notano anche un cartello che dice che tutta la pubblicità ingannevole deve essere rimossa. Nel tentativo di capirne il significato, trovano diversi annunci pubblicitari in cui mancano alcuni caratteri alfabetici. A questo punto, Zoe si rende conto che ci sono 26 maniglie come le 26 lettere dell'alfabeto. Successivamente tirano le maniglie corrispondenti a ciascuna lettera mancante e la cosa sembra funzionare. Iniziano quindi a recuperare diverse monete dalle maniglie. Mentre l'elettrificazione si intensifica, Tio diventa la sua prima vittima, finendo per morire. Mentre il resto dei loro indizi viene bruciacchiato, Zoe guarda le lettere che hanno raccolto e compone la parola bentornati. Aiuta quindi il gruppo a ottenere gli ultimi gettoni e a inserirli nella fessura,
aprendo infine la botola. Fortunatamente, saltano tutti velocemente giù mentre il vagone viene inghiottito dalle correnti elettriche. Dopodiché si ritrovano in un ascensore che li conduce ulteriormente nel sottosuolo. Rachel si precipita ad aprire la porta della stanza accanto, ma gli altri suggeriscono di agire con calma. Si presentano poi l'un l'altro e condividono anche le loro storie passate. Nathan rivela che il gruppo nella sua escape room comprendeva tutti preti come lui, i compagni di Brianna erano tutti influencer e il gruppo di Rachel era composto da persone che non riescono a provare dolore fisico. Dopo una breve conversazione, il gruppo si dirige verso una stanza che si rivela essere una banca. Mentre va in giro, Brianna calpesta accidentalmente una piastrella che attiva un sistema laser, intrappolandola sul posto. Fortunatamente, ci sono Rachel e Nathan, che la aiutano a spostarsi dalla mattonella. Notano poi un cavo che si chiude dall'altra parte della stanza, che probabilmente è la loro via d'uscita. Per arrivarci devono però trovare il percorso corretto attraverso le mattonelle. Con solo 10 minuti di tempo rimanenti, il gruppo inizia a cercare indizi. Presto trovano una chiave dentro un lecca-lecca che provano a usare nelle cassette di sicurezza. Mentre falliscono miseramente, Zoe vede una cassetta di sicurezza etichettata con la parola Sonia invece che con numeri. Dopo averla aperta, scopre alcune banconote in bianco con un codice di 4 cifre nascosto al loro interno. Nathan inserisce questo codice in un ATM, facendo sì che 4 orologi da parete visualizzino orari diversi. Fa poi corrispondere agli orari degli orologi le tessere e procede a testare il percorso lasciando anche una scia di lecca-lecca per il gruppo da seguire. Ad un certo punto si perde e calpesta la mattonella sbagliata, facendo attivare i laser e finendo per cadere a terra. Brianna e Rachel lo sollevano in fretta dalle piastrelle, disattivando i laser. Con solo un minuto rimasto, Zoe trova una tabella con il disegno rimanente del percorso e guida il gruppo verso l'uscita mentre Ben viene portato via da Nathan. Negli ultimi secondi Zoe scappa e riesce a malapena a entrare nel cavò. Una volta dentro, il gruppo si ritrova in una grotta che presto inizia a crollare. Di conseguenza iniziano a correre verso l'uscita e finiscono in una stanza simile a una spiaggia. Senza perdere tempo, iniziano a cercare gli indizi, scoprendo infine un metal detector. Usandolo, individuano un punto con del metallo e iniziano a scavare. Poco dopo portano alla luce un'ancora, ma prima che possano tirarla fuori si scopre che la spiaggia è coperta di sabbie mobili che iniziano a risucchiare Rachel. Vedendo questo, Nathan decide di salvarla, quindi si lega una corda attorno e si tuffa nella sabbia per sollevarla. Il gruppo riesce a tirare fuori Rachel, ma la corda si spezza prima che possano salvare Nathan, che viene poi inghiottito dalla sabbia. Nonostante la tragica perdita non c'è tempo per piangere, quindi afferrano l'ancora e la usano come chiave per accedere ad una capanna sulla spiaggia. All'interno si imbattono in un frigorifero chiuso a chiave, che credono sia un'uscita. Mentre cerca la chiave, Zoe accende un interruttore, cambiando l'ora del giorno in notte e attivando il faro esterno. Si dirige poi in cima a esso per trovare ulteriori indizi, mentre Ben individua la chiave del frigorifero all'interno di un manichino. Lui la consegna velocemente alle donne, che poi aprono la porta del frigorifero trovando la via d'uscita. Nel frattempo, Zoe trova una via d'uscita alternativa facendo leva su uno degli arredi della stanza. Lei ritiene che ciò consentirà loro di sfuggire all'intero gioco. Mentre la spiaggia inizia ad affondare, il gruppo discute su quale strada prendere. Alla fine, Rachel e Ben si dirigono verso il faro, mentre Brianna prende l'uscita principale. Rachel sale in cima, ma Ben non riesce a farcela perché la scala scompare, facendolo cadere nelle sabbie mobili. Zoe rimane scioccata, ma Rachel la convince a continuare a muoversi prima che sia troppo tardi. Successivamente, le due raggiungono un tombino. Zoe, sopraffatta dalla morte del suo amico, inizia a incolpare se stessa, ma Rachel cerca di consolarla dicendo che è colpa di Minos e non sua. Le ricorda anche che devono fermare Minos se vogliono essere liberi per sempre. Questo convince Zoe a continuare a muoversi e le due attraversano il tombino. Non molto dopo trovano una scala che permette loro di uscire per le strade della città. Anche se all'inizio sono felicissime, la loro felicità viene interrotta quando incontrano Brianna in preda al panico mentre cerca degli indizi. Questo fa capire loro che sono ancora in gioco. Dato che Brianna è lì da un po', le informa che piove acido ogni volta che il timer arriva a zero e devono trovare una chiave per far scendere una scala. In qualche modo riescono a localizzare la chiave, ma non basta perché c'è un'altra serie di porte bloccate. Il tempo alla fine scade, però fortunatamente una tenda salta fuori all'ultimo istante per proteggerle. Proprio in quel momento sentono squillare una cabina telefonica, ma non riescono a entrare a causa di un'altra serratura. Allo stesso tempo sentono un telegiornale trasmesso su una TV nel negozio, il che dà loro un indizio, ovvero devono raccogliere l'acqua acida per sciogliere la serratura. Il trio agisce di conseguenza e riesce ad aprire la cabina telefonica,
ma non sente nulla. Senza indizi per andare avanti, Zoe esce dallo stand alla ricerca del prossimo pezzo del puzzle, ma il tempo per lei scade. Per fortuna, Rachel le lancia un ombrello mentre le altre due si nascondono nella cabina telefonica. In mezzo alla pioggia acida, Zoe nota un annuncio che menziona tre anelli, quindi ordina loro di rispondere al telefono al terzo squillo. Quest'ultime seguono il suo consiglio e la porta del taxi si apre, fornendo a Zoe riparo dall'acido. Quando smette di piovere, anche Brianna e Rachel corrono da lei verso il taxi, ma la sua porta si chiude. A peggiorare le cose, anche la cabina telefonica si chiude, lasciandole senza alcun riparo. Tentano quindi disperatamente di trovare un modo per entrare, ma senza successo. Mentre il tempo scade, Rachel accetta il suo destino e consola anche Brianna, finendo per abbracciarsi mentre la pioggia acida le scioglie. Dall'altra parte, Zoe viene trasportata proprio fuori dalla stanza di vetro di Claire. Mentre Claire implora il suo aiuto per scappare, Zoe nota i progetti dell'escape room, facendole capire che è stata lei a disegnarli. Infuriata, le urla addosso, accusandola di essere un'assassina. Claire ritiene però di essere stata costretta a farlo da suo padre. Per guadagnare la sua fiducia mostra il filmato di Ben ancora vivo, rivelando anche che ha costruito un serbatoio di estrazione segreto sotto le sabbie mobili per salvarlo. Sfortunatamente, le guardie lo rintracciano e lo gettano nell'ultima stanza che è la sauna. Dopo aver assistito a ciò, Zoe chiede a Claire di fare qualcosa e quest'ultima afferma che deve prima farla uscire dalla stanza. Per questo, devono risolvere un altro enigma. Claire le dice anche che hanno solo due possibilità prima che l'ossigeno nella stanza venga interrotto. Dopo aver appreso tutto questo, Zoe la aiuta a decodificare il puzzle e alla fine sblocca la porta. Tuttavia, prima che possano scappare, Henry si presenta e le tiene sotto tiro. La situazione è tesa e sembra che le ragazze verranno uccise, ma proprio in quel momento il compagno di Claire spara a Henry sulla spalla, permettendole di rinchiuderlo nella stanza di vetro. Le due ragazze poi si dirigono verso la sala di controllo per aprire la sauna e salvare Ben dalle ustioni. Dopo aver fatto questo, Claire consegna a Zoe l'auto di suo padre, rivelando che le sue coordinate per il quartier generale della Minos erano corrette. Condivide anche la sua decisione di chiamare la polizia una volta che Zoe avrà raggiunto una distanza di sicurezza. Quando Zoe arriva al quartier generale, la polizia e i paramedici sono già lì. Va quindi alla ricerca di Ben e lo trova all'interno di un'ambulanza. Lei gli dice che finalmente il gioco è finito e che tutto andrà bene. Nel frattempo, Claire torna a parlare con suo padre. Attraverso la loro conversazione apprendiamo che è stata Claire a costruire la sauna e ad uccidere sua madre, il tutto solo per impressionare suo padre. Esprime però il suo disappunto per come si è preso tutti i meriti. Alla fine, inserisce i codici sbagliati e interrompe la fornitura di ossigeno dalla stanza di vetro. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.